Amici di Star Casino Sport, ben ritrovati. Non è la prima volta che sentite la mia voce su questo canale, ma mi presento di nuovo, piacere. Io sono Fubbe e oggi vi farò entrare all'interno del Mapei Football Center per presentarvi due personaggi che hanno un ruolo fondamentale all'interno di questo centro sportivo, ma che probabilmente tu non conosci. E qui a fianco a me è il magazziniere Alfonso De Santo. Salve, benvenuti. Ecco, l'allenamento è appena terminato, non trovate tutti in ordine, ma credo che sia una cosa normale vederlo in questo stato. Alfonso, volevo chiederti, hai mai gestito delle richieste stravaganti dei calciatori? Ma con le attrezzature che ci sono adesso non ci sono più richieste di una volta. Adesso sono abituati che mettono le calze tagliate. Calcino tagliato è famosissimo. Arrivano già in quel modo lì. I portieri mi chiedono sempre il keyway tagliato a metà. Il keyway? Sì. E poi questo aggeggio qui non deve mai mancare. Vorrei chiederti di chi è, se me lo vuoi dire. Questo è della squadra. Ah, proprio della squadra. Questo non è né in casa né in trasferta. Ma qual è la canzone che ascolti di più da queste classi? Ma cioè, ti piace la musica che mettono loro? Mettono della musica strana. Oh. A me piace la musica nostra, bella, forte. Chi è il calciatore che secondo te metteva la miglior musica allora? Ma... ricorda qualcuno? C'era Duncan, Berardi, quando mette lui la compilation. La playlist di Berardi la sua preferita. Alfonso, ti volevo chiedere, c'è un giocatore che ha caratterizzato lo spogliatoio con il suo carisma, con il suo carattere? Allora, io sono cresciuto, sono 20 anni che lavoro con i neroverdi e c'era la figura simbolo, era Francesco Magnanelli. Lo storico che è capitano, che adesso ha preso altre vie. Quello, diciamo, abituato a fare scherzo ogni secondo, ogni minuto, era senz'altro Gennaro Troianello, quello che nell'anno della promozione A ha contribuito con i suoi scherzi. Emotivamente. C'è una vittoria, appunto, mi stavi ricordando un evento incredibile per il Sassuolo, che ormai sono quasi 11 anni che milita in Serie A. Ti volevo chiedere, c'è una vittoria che però in questi anni, 20 anni, ti ha... Allora, io sono legato a due vittorie all'ultimo minuto. Quella della promozione in A con Missioli a Modena e quella con la vittoria con la Juventus all'ultimo minuto con la rete di Maxi Lopez. Sono legato a quelle due vittorie. Ci sono dei rituali o tradizioni divertenti che il team o gli allenatori seguono e che coinvolgono il magazzino? Dei rituali? Sì, ci sono dei riti, ma preferisco tenerli per me. Ce n'è uno e preferisco... Un indizio? Proprio aziendalista. Sai, quelle cose lì è meglio tenerle fra di noi. Professionista fino in fondo. Ti volevo dire, hai un messaggio da mandare ai tifosi del Sassuolo? Esatto, di rimanere sempre vicinissima alla squadra, che i risultati vengono sempre. Sono in questo modo qui e i ragazzi... C'è bisogno di loro? Sì, sempre bisogno di loro. Io ti voglio ringraziare, Alfonso. Io voglio ringraziare a voi, è stato un onore. Un piacere. Piacere mio. Parlare con voi e forza Sassuolo. Ti ringrazio. A voi, grazie mille. Bene, ora che anche tu hai scoperto che oltre ad avere un mancino prelibato Mimmo ha del potenziale come DJ, direi di uscire dagli spogliatoi e farci una bella passeggiata insieme al giardiniere dei Neroverdi. Sono qui in compagnia di Marco Villa, che è il preparatore dei campi di allenamento del Sassuolo. Un ruolo che tanti di noi, me compreso, a volte ci dimentichiamo, sottovalutiamo, ma che in realtà scoprirete in questa intervista, che è molto importante e fondamentale nella preparazione alle partite della squadra. Marco, io come prima domanda ti chiederei come funziona la tua giornata tipo in questo centro, cioè dalla mattina che arrivi qui alla sera, un po' la tua routine giornaliera. Bene, allora la prima operazione la mattina quando arrivo qua, che sono quasi le 7, è il controllo delle fitopatologie, che sono malattie fungine, malattie del nostro manto erboso, del campo. Finito di fare questo controllo, se tutto è a posto e non ci sono problematiche, andiamo a controllare la programmazione degli allenamenti della prima squadra per cercare di andare a interagire sul campo dell'utilizzo della squadra al miglior dei modi. Cosa vorrebbe dire? Nel senso che prendiamo le attrezzature consone al taglio, che per ricreare nel miglior modo possibile la situazione come c'è allo stadio. Sì, noi cerchiamo tutti gli allenamenti di mettere la squadra in condizione di trovare un campo come la domenica.
Hai un consiglio, ma in realtà un segreto, per mantenere il tuo campo sempre perfetto? Cioè, insomma, come quando la nonna cucina la sua ricetta, c'è il suo segreto. Dacci un accenno, non ti chiedo di dirlo tutto. No, se è un segreto, no, insomma, adesso parte tutto. Cioè, in questo mestiere qua bisogna metterci amore, e passione, dedizione. Anche perché ci dobbiamo ricordare che qua sopra tutti i giorni si allenano dei ragazzi con un valore professionistico e un valore per la nostra società. Quindi dobbiamo essere attenti ai dettagli e a non rischiare di andare noi a alterare un allenamento o a dir di più, rischiare l'infortunio. È una grande responsabilità. Sì, delle volte mi rendo conto anch'io che in questi anni ho messo più amore su un campo da calcio che delle volte a mio figlio. Marco, voglio farti l'ultima domanda. Sì. Ma c'è un ricordo, un momento con qualche giocatore che ti è rimasto nel cuore? I momenti qua sono tutti belli perché i ragazzi sono tutti fantastici. E c'è un'armonia e una serenità che è veramente bellissimo con i ragazzi. Poi dire Berardi e Magnanelli sarebbe scontato, però il ricordo ricordo più bello è stato quando questo centro sportivo non c'era ancora ed eravamo allo stadio Ricci, che a pranzo mi è arrivata una telefonata da Peluso, che in quel momento lì c'era Matri che mi aveva rubato il trattorino e stava girando per il campo con il trattorino. Questa è una bella chicca, Sì, ogni tanto Matri e Peluso le avevano queste iniziative. Il trattorino. Marco, io ti ringrazio per il tempo dedicatoci. Figurati. Per raccontarci queste cose che tanti non sanno o sottovalutano, invece anche per il discorso di prima della responsabilità a livello atletico dei giocatori è molto importante. Ti ringrazio, è stato un piacere. Salutiamo i ragazzi di Star Casino Sport e ringraziamo per aver visto questo contenuto.